Grazie Presidente, l'interrogazione riguarda la chiusura dell'ospedale e del primo soccorso, adesso ovviamente collegato, di Città della Pieve in Umbria, ma ha un interesse nazionale, coinvolge potenzialmente e indirettamente tutta la rete ospedaliera dell'emergenza urgenza, come è facile dedurre dai fatti. Brevemente, l'assessore regionale della Regione dell'Umbria dispone, in attuazione del DM70 dal 1 marzo 2017, la chiusura di tutte le attività a carattere ospedaliero, quindi compreso il primo soccorso, a Città della Pieve. Il 24 aprile 2017 il Comune di Monte Gabbione, i cui cittadini fruivano dei servizi soppressi in ragione della vicinanza territoriale, ricorreva al TAR dell'Umbria contro l'azienda sanitaria numero 1 e contro la Regione dell'Umbria come controinteressato per l'annullamento previa sospensiva della citata delibera. Il 7 febbraio 2018 il TAR con sentenza 98/2018 accoglieva il ricorso, in particolare relativamente alla contestata chiusura del pronto soccorso, riconoscendo il supremo interesse al diritto alla salute e ordinando la riapertura. La Regione ha successivamente fatto ricorso al Consiglio di Stato e nella sentenza il Consiglio di Stato entra nel merito della Golden Hour, quell'ora fondamentale, la cosiddetta ora d'oro, che determina in molti casi la salvezza del paziente e evita appunto quelle che sono considerate le morti evitabili. Su questo tutti ritengono che l'ora parta dal momento di intervento dell'ambulanza e fino all'arrivo al presidio più vicino. La sentenza, contrariamente, tiene conto del tempo dal momento in cui l'ambulanza è già presente sul luogo dei fatti. Una eventuale interpretazione di questo tipo potrebbe costituire un precedente drammatico soprattutto per tutte quelle aree di particolare disagio che sono comunque riconosciute dal DM70 e per le quali sarebbe possibile intervenire in deroga alle disposizioni del decreto stesso. Quindi l'interrogazione è volta a conoscere la posizione del Ministro e se non sia il caso di intervenire sui tavoli ministeriali per dare una versione univoca ed effettiva di come debba essere calcolato il tempo di intervento, che è ovviamente uno degli aspetti fondamentali, non l'unico, ma sicuramente determinante anche in rapporto ai servizi offerti dai presidi presso i quali il mezzo di emergenza urgenza porta il paziente. Grazie. Grazie senatore Briziarielli. Il Ministro della Salute, onorevole Giulia Grillo, risponde all'interrogazione illustrata. Grazie Presidente. Ringrazio il senatore interrogante, poiché partendo da un episodio specifico mi consente di fare chiarezza su una questione più generale, quella relativa agli interventi di emergenza e urgenza, che costituisce davvero un tratto qualificante per misurare l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale. In tale ambito bisogna dire subito che i tempi di intervento costituiscono un indicatore fondamentale per il monitoraggio del sistema. La Golden Hour, tuttavia, non è l'unico parametro a cui è necessario riferirsi. Ricordo infatti che il concetto di Golden Hour è stato utilizzato per la prima volta nell'ambito dell'assistenza ai traumi, per i quali la tempestività dell'intervento sanitario influisce senza alcun dubbio sulle possibilità di sopravvivenza. Occorre precisare che tale concetto in ogni caso non si riferisce esclusivamente all'intervallo temporale di 60 minuti. Esso piuttosto mira a garantire più in generale la migliore tempestività di intervento, che è individuata con diverse declinazioni nella definizione delle tre reti tempo dipendenti previste dal decreto ministeriale 70/2015, la rete trauma, la rete infarto miocardico acuto e la rete ictus. Peraltro l'obiettivo della tempestività non riguarda solo i tempi di percorrenza fra presidi sul territorio, ma va piuttosto parametrato sulla capacità di stabilire un primo contatto del paziente con gli operatori sanitari qualificati e, se del caso, anche in ambito preospedaliero. L'organizzazione delle reti tempo dipendenti, così come previsto dal DM70, tiene ovviamente ben in conto tali principi. Essa infatti definisce il sistema organizzativo per la gestione delle emergenze in modo che sia garantita l'integrazione dei sistemi di intervento di emergenza e urgenza con il territorio e con gli ospedali organizzati a diversa complessità assistenziale.
La stessa sentenza citata nell'interrogazione, peraltro, riafferma con chiarezza questo principio, in quanto precisa che i tempi di percorrenza debbono essere valutati non solo in relazione ai presidi sul territorio, ma anche in relazione alla dislocazione e alla funzionalità del 118. Fatte queste precisazioni, è ritenuto dunque che la sentenza del Consiglio di Stato non imponga la necessità di adottare ulteriori chiarimenti interpretativi, ne deriva che per assicurare davvero la tempestività dell'assistenza nel campo dell'emergenza e urgenza, il compito del Ministero della Salute è ben più complesso di quello che deriva dalla mera analisi dei tempi di percorrenza fra i presidi sul territorio. Proprio sulla base di questa consapevolezza intendo allora assicurare che il Ministero della Salute, attraverso i tavoli di monitoraggio e verifica del DM70, è in grado di sviluppare un'azione di controllo e di impulso ai fini del miglioramento di tali reti a livello regionale e dello sviluppo in tutto il territorio nazionale, nonché di analizzare ogni eventuale fatto nuovo, sia esso determinato da nuove evidenze scientifiche o da circostanze quali quella rappresentata dall'interrogante, in modo da predisporre ogni conseguente iniziativa che assicuri l'omogeneità dell'assistenza di emergenza e urgenza sul territorio nazionale. Grazie. Grazie Ministro, facoltà di intervenire in replica il senatore Briziarelli. Grazie Ministro, mi dichiaro parzialmente soddisfatto, ovviamente soddisfatto per il riconoscimento della valenza nazionale del tema e anche per tre aspetti in particolare. Il primo, si riconosce la valenza scientifica della Golden Hour, addirittura si va oltre dicendo che il tempo di intervento è fondamentale ma non sufficiente, quindi secondo punto prendo atto dell'aspetto relativo alle dotazioni, quindi una nota fondamentale in questo senso. Terzo punto, ovviamente mi fa piacere la disponibilità attraverso i tavoli a valutare il caso di specie e le eventuali novità. In questo senso vorrei sottolineare che delle due l'una, o c'è un'interpretazione, non voglio dire errata, ma insomma parziale, che peraltro nel fatto di specie tiene conto di documentazione da parte della ASL che fornisce i tempi relativi, ripeto, alla presenza sul posto e non alla partenza, superando quindi anche i tempi di 90 minuti per il raggiungimento degli hub e non solo dei 60 per la vicinanza per il primo intervento, oppure i criteri interpretati sono da cambiare perché in contrasto di fatto con i principi costituzionali già riconosciuti dal TAR relativamente, e che il Consiglio di Stato prende in considerazione relativamente al diritto supremo alla salute per quanto riguarda l'emergenza e urgenza. Quindi mi riservo di fornire al Ministero tutta la documentazione perché sia esaminata nei tavoli. La ringrazio. Grazie, senatore Briziani.